Ciao pecorelle, buongiorno e bentornati sul canale Black Sheep Wool Art. Nel video di oggi realizzeremo assieme questa sciarpa barra scialle Bactus. È una realizzazione molto comune, molto famosa sul web. Si possono trovare tantissimi altri tutorial proprio qui su YouTube. Io ho voluto dare il mio piccolo contributo con questo tutorial. Ho deciso di dare il nome alla mia sciarpa Autumn Leaves, cioè foglie d'autunno, perché ho scelto un filato che secondo me ha delle colorazioni che rispecchiano tantissimo le caratteristiche di questa stagione, quindi le foglie che cadono dagli alberi, il colore dell'uva. La caratteristica della sciarpa Bactus è quella di essere una sciarpa triangolare, molto ampia, molto larga, ma abbastanza stretta. Quindi potrebbe anche essere usata un po' come coprispalle, più che vero scialle, perché è troppo piccola per essere uno scialle, perché non copre la schiena. Però è molto comoda, adesso che cominciano a farsi sentire i primi freddi, un po' le giornate ventose, quel vento umido, freddo, molto molto fastidioso, perché potete attorcigliarvela così attorno al collo per proteggerlo ed è veramente molto calda. Ed ecco qua. Ci sono poi altri modi per poterla indossare, anche un po' come cappuccio volendo. La sciarpa che ho realizzato io misura 120 cm in larghezza e 44-45 in altezza. E proprio per il motivo che vi ho appena spiegato, cioè della caratteristica di questa lavorazione che deve essere più larga che alta, rimanete attorno a queste misure quando decidete di lavorare la vostra sciarpa Bactus. Io spero che questo video tutorial vi possa essere utile e vi possa piacere. Perdonate sempre un pochino per la qualità delle immagini, più che altro per la luce. Purtroppo ho registrato in 3 giornate diverse per seguire le varie fasi di realizzazione e ci sono state delle giornate molto brutte dal punto di vista proprio del tempo. Pioveva, c'era buio e quindi in casa ho dovuto accendere tutte le luci, ma sono luci calde, per cui un pochino la resa dei filmati, la resa delle immagini ne risente. Spero comunque che si possa vedere abbastanza bene tutto il procedimento e tutti i vari passaggi. Bene, non mi resta altro da fare che lasciarvi al tutorial. Grazie mille per seguirmi sempre con tanto affetto. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao! Bene, siamo pronti per partire e per il nostro progetto avremo bisogno di 150 g di filato. Io utilizzerò questo Chuck sfumato prodotto da Tessiland nella colorazione zucca, perché come potete vedere presenta tutte queste spettacolari nuance dell'arancio, del marroncino, del viola, del grigio verde, del teal, ed è secondo me perfetto per questo progetto. Poi avremo bisogno di un uncinetto della misura 4 e mezzo. Io utilizzo una misura maggiore rispetto a quella consigliata sull'etichetta di Chuck sfumato, perché qui consigliano un uncinetto dal 2,5 al 3, ma io voglio che sia una sciarpa comunque abbastanza morbida, non troppo stretta di maglie come lavoro, per cui abbondiamo pure con la misura dell'uncinetto e al posto del 3 massimo io utilizzo un 4,5. Poi avremo bisogno di un paio di forbici, un ago da lana per cucire i due codini volanti di inizio e fine lavoro al termine del progetto e di un marcapunti. Per prima cosa avviamo un cappio e lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cercate di lavorare non troppo serrati come punti, ok? Devono rimanere delle catenelle abbastanza morbide. Poi ne aggiungiamo altre due ed arriviamo così a 9 catenelle in tutto, quindi 8 e 9. Queste due catenelle servono in realtà per alzare il lavoro. Ora filo sull'uncinetto, nella terza catenella, a partire da quella da cui stiamo uscendo, con l'uncinetto entriamo e lavoriamo 2 punti alti. 1 e 2. Filo sull'uncinetto, nella catenella successiva, scusate, lavoriamo sempre 2 punti alti. 1 e 2.
sull'uncinetto, nella catenella successiva lavoriamo sempre 2 punti alti. Ed ecco qua, abbiamo praticamente 3 moduli di 2 punti alti ciascuno. Ora filo sull'uncinetto, nella catenella che ci ritroviamo, quella successiva, lavoriamo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Questo modulo di 3 punti alti, che si trova esattamente in posizione centrale alla nostra fila di catenelle, si ripeterà di volta in volta man mano che saliremo con i giri. Il centro del vostro scialle sciarpa Bactus sarà sempre composto da 3 punti alti. Ora, a cosa serve il nostro marcapunti? Dobbiamo inserirlo nel secondo punto alto di questo modulino di 3 che abbiamo appena fatto. Quindi 1, 2, apriamo il marcapunti e lo posizioniamo proprio nel secondo punto, che è quello di mezzo praticamente, è quello centrale. Proprio perché questo modulo di 3 punti alti, ripeto, sarà il nostro punto di riferimento, perché sarà il cuore della sciarpa, dello scialle. Ora dobbiamo terminare la sequenza di catenelle che ci sono avanzate, quindi filo sull'uncinetto, nella catenella successiva lavoriamo 2 punti alti. In quella dopo ancora altri 2 punti alti. E dobbiamo ripetere questo lavoro, quindi anche nell'ultima catenella avanzata facciamo sempre 2 punti alti e terminiamo così il primo giro. E 2. Il primo giro della nostra sciarpa Bactus è terminato. Ora alziamo il lavoro di 2 catenelle, 1, 2 e giriamo. Da ora in avanti lavoreremo sempre in costa dietro, ciò vuol dire che per ogni punto prenderemo solo la parte retro della catenella del punto. Vi faccio vedere. Filo sull'uncinetto, praticamente dobbiamo entrare in corrispondenza del primo punto alto sottostante. Entriamo, ma entriamo prendendo solo la parte retro del punto. Non prendiamo tutto il punto integro, prendiamo solo la parte retro, lavoriamo d'ora in poi solo in costa dietro. Quindi facciamo il nostro punto alto e ne facciamo un altro. Quindi in questo modulo facciamo 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel punto successivo e lavorando sempre solo in costa dietro facciamo altri 2 punti alti. 1 e 2. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, sempre in costa dietro, e facciamo altri 2 punti alti nello stesso punto. Praticamente all'inizio e alla fine di ogni giro ci devono essere sempre 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno. Nel punto seguente lavoriamo un solo punto alto, sempre in costa dietro, mi raccomando. 1. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel punto successivo e facciamo un altro punto alto. E così via. Lavoriamo un punto alto singolo. Praticamente dobbiamo arrivare al punto in cui si trova il nostro segnapunti, quindi al secondo punto centrale del gruppetto sottostante. Sganciamo il segnapunti e in questo punto lavoriamo 3 punti alti, sempre in costa dietro, tutti raggruppati nello stesso punto. 2 e 3. Vedete? Nel punto centrale del gruppo di 3 punti alti lavoriamo sempre, quindi nel punto centrale, lavoriamo sempre 3 punti alti. E ora dobbiamo rimettere il marcapunti
nel secondo punto dei tre, in quello centrale. Abbiamo fatto 4 punti alti singoli prima di arrivare a doverne lavorare 3 in un unico punto, in quello centrale, e così facciamo specularmente per i punti che ci ritroviamo a dover lavorare ora. 1, 2, 3 e 4. Se abbiamo fatto bene i nostri calcoli, ci avanzano solo da lavorare gli ultimi 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno. Vedete che abbiamo ancora 3 punti da lavorare, 1, 2 e 3, per completare questo secondo giro. Quindi ora filo sull'uncinetto e, come vi dicevo prima, dobbiamo lavorare in modo speculare. Se all'inizio del giro abbiamo lavorato 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno, dobbiamo fare così anche per la fine del giro. Quindi entriamo e lavoriamo nel primo punto 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entriamo nel penultimo punto del giro e lavoriamo 2 punti alti. Lavoriamo ora l'ultimo punto alto sottostante e abbiamo completato così anche il secondo giro della nostra sciarpa. Ora alziamo sempre il lavoro di 2 catenelle. Giriamo il lavoro e, lavorando sempre in costa, nel primo punto sottostante lavoriamo 2 punti alti e 2. Ci spostiamo nel punto successivo, sempre in costa, altri 2 punti alti nello stesso punto. Così facciamo per il terzo punto. Vi lavoriamo all'interno 2 punti alti. E come potete vedere, abbiamo replicato la sequenza di 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno, che dobbiamo ripetere a ogni inizio e a ogni termine di giro. Filo sull'uncinetto e ora dobbiamo lavorare solo punti alti singoli, fino ad arrivare al punto alto centrale dove abbiamo inserito il marcapunti. Il nostro segnapunti e all'interno del punto centrale del gruppo di 3 punti alti sottostante dobbiamo lavorare 3 punti alti. 1, 2 e 3, tutti nello stesso punto. Ora rimettiamo il marcapunti nel secondo dei 3 punti, quindi in quello centrale, dobbiamo rimettere il nostro marcapunti. Procediamo ora con l'altra metà del lavoro. Ultimi 3 punti alti, per ciascun punto lavoriamo 2 punti alti. 1, 2, ci spostiamo nel penultimo punto e facciamo altri 2 punti alti. E ora nell'ultimo punto del giro lavoriamo gli ultimi 2 punti alti e abbiamo così concluso anche il nostro terzo giro. Ora
dobbiamo proseguire così con la stessa lavorazione che vi ho appena mostrato per altri due giri. Dobbiamo arrivare ad avere 5 giri e poi vi mostro come lavoriamo il sesto. Ricordatevi sempre che dopo aver fatto la sequenza iniziale di 3 gruppi di 2 punti alti, dovete lavorare singoli punti alti fino ad arrivare al gruppo centrale di 3 punti alti dove avete messo il marcapunti. Nel secondo punto dei 3, quindi dove è posizionato il marcapunti, lavorate sempre 3 punti alti, rimettete il marcapunti nel secondo, in quello centrale, e proseguite specularmente lavorando sempre singoli punti alti sino ad arrivare agli ultimi 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno, esattamente come avete fatto all'inizio del giro. Rieccoci qui, abbiamo lavorato 5 giri, quindi contiamo per sicurezza 1, 2, 3, 4 e 5. Il sesto giro è totalmente diverso da quelli che abbiamo appena lavorato. Alziamo il lavoro sempre di 2 catenelle e lo giriamo. Filo sull'uncinetto, in corrispondenza del primo punto alto sottostante, quindi nella terza catenella a partire da quella da cui stiamo uscendo, lavoriamo un punto alto. Poi facciamo una catenella che sostituisce un punto alto. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel punto seguente e lavoriamo un punto alto. Una catenella, filo sull'uncinetto, nel punto seguente lavoriamo sempre un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto e lavoriamo un altro punto alto nel punto seguente. Abbiamo così 4 singoli punti alti questa volta a iniziare il nostro sesto giro, intervallati ciascuno con una catenella. Ora dobbiamo lavorare una serie di singoli punti alti intervallati sempre ciascuno da una catenella di separazione fino ad arrivare al gruppo di 3 punti alti centrale dove è posizionato sempre il nostro marcapunti. Però dobbiamo lavorare saltando un punto alto, quindi ora catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto che ci ritroviamo e ci spostiamo nel secondo e lavoriamo sempre in coste un punto alto. Facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto successivo, ci spostiamo in quello dopo ancora e lavoriamo un punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto che incontriamo e ci spostiamo in quello dopo ancora. E così via. Ricordatevi sempre che tra un punto alto e l'altro dovete lavorare una catenella, è molto importante. Quindi ora lavoriamo sempre saltando un punto alto e lavorando in quello successivo. Arrivati a questo punto vedete che se saltiamo il punto successivo ci ritroviamo poi a dover lavorare nel punto in cui abbiamo messo il marcapunti, nel secondo punto centrale del gruppo sottostante. Questo vuol dire che abbiamo lavorato in modo corretto. Togliamo il marcapunti, filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel punto centrale del gruppo dei 3 punti alti sottostante e lavoriamo sempre 3 punti alti. Il gruppo centrale sarà sempre composto da 3 punti alti. 2 e 3. Rimettiamo il marcapunti nel punto centrale, nel secondo del gruppetto, facciamo la nostra catenella e saltando sempre il primo punto che ci ritroviamo ci spostiamo nel secondo e lavoriamo un punto alto singolo. E così fino alla fine, fino ad arrivare a dover lavorare gli ultimi 4 singoli punti alti ravvicinati. Quindi catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, ci spostiamo in quello successivo ancora e facciamo un punto alto e così via. Filo sull'uncinetto, saltiamo il punto che incontriamo subito dopo, ci spostiamo in quello successivo e lavoriamo un punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto, ci spostiamo subito nel punto successivo, quindi lavoriamo il secondo punto alto. Catenella, ci spostiamo nel penultimo
punto del giro e lavoriamo sempre un punto alto, catenella, e ora lavoriamo l'ultimo punto alto di questo sesto giro. Ed ecco qua, abbiamo concluso anche il sesto giro, che praticamente è composto e costituito da questa sequenza di punti alti singoli alternati l'uno dall'altro da una catenella. Ora non dobbiamo fare altro che lavorare sempre 5 giri come vi ho mostrato all'inizio, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Lavorate quindi altri 5 giri alla stessa maniera e il sesto giro dovrà essere sempre lavorato come quest'ultimo che vi ho appena mostrato, formato da una sequenza, una catena di singoli punti alti, ciascuno diviso da una catenella che sostituisce il punto alto sottostante corrispondente. Quindi ora dal settimo giro dovete riprendere a lavorare come se ricominciaste dal primo e ne fate altri 5 giri così, 1, 2, 3, 4, 5. È anche molto semplice tenere il conto man mano che salite di ampiezza della sciarpa. Vedrete che se seguirete con attenzione questa sequenza ripetuta di 5 giri più 1, vedrete che in pochissimo tempo avrete realizzato la vostra sciarpa. Io ora proseguo il lavoro fino a terminare tutto il filato che ho a disposizione e noi ci vediamo alla fine del progetto. Rieccoci qui, ho quasi terminato tutta la lavorazione, rimangono solamente da lavorare gli ultimi 3 gruppi di 2 punti alti ciascuno. Quindi procedo con il primo gruppo. Il secondo gruppo di 2 punti alti, che è anche il penultimo, ed infine nell'ultimo punto lavoro gli ultimi 2 punti alti. Ed ecco qui, ho terminato di lavorare l'ultimo giro, per cui taglio il filo lasciandone un pochino. Sfilo l'uncinetto e adesso con l'ago da lana vado a cucire all'interno della sciarpa questo filo volante in modo tale che non si veda più nulla, e così faccio anche con il filo iniziale. Anche questo con l'ago da lana lo inserisco, lo nascondo all'interno della lavorazione. E la nostra sciarpa Bactus Autumn Leaves è finita. Io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e vi possa essere utile per lavorare la vostra sciarpa Bactus. Per qualsiasi dubbio, domanda, informazione, non avete ben compreso qualche passaggio, non esitate a contattarmi, io vi rispondo sempre molto volentieri. Vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia. Anche oggi vi mando un grosso abbraccio e a presto. Ciao!